Ok, se abbiamo avviato la registrazione, direi che possiamo cominciare. Io sono Andrea Piazza, un collega dell'Unione della Romagna Fentina, Servizio Affari Generali Valle del Senio, e questo momento formativo rientra all'interno del percorso di partecipazione Vicini si diventa, un percorso di partecipazione promosso dall'Unione e cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che è volto a identificare e promuovere pratiche collaborative negli alloggi ERP, ERS ed emergenza abitativa della nostra Unione. Quindi un percorso di codecisione, se vogliamo, con inquilini e beneficiari appunto delle politiche abitative dei nostri comuni e anche di partecipazione, di definizione di regole comuni per l'utilizzo di questi spazi, la mediazione e la risoluzione dei conflitti, che è curato dal settore servizi alla comunità. All'interno di questo percorso abbiamo inserito anche alcuni momenti formativi. Una serie di primi incontri hanno coinvolto in particolare le colleghe del settore competente ed erano volti a approfondire i temi della mediazione e quindi con una formazione specialistica, e poi ci sono dei momenti più generalisti che si rivolgono alla totalità dei dipendenti, come l'evento di oggi, perché parliamo di una tematica come quella della partecipazione che è trasversale ai vari settori del nostro ente e ai servizi che la nostra Unione porta avanti sui territori. Per farlo ci avvaliamo del contributo in particolare della dottoressa Sabrina Franceschini della Regione Emilia-Romagna, Servizio Riordino, Sviluppo Istituzionale, Territoriale e Partecipazione, quindi quell'ufficio che in ambito regionale, come avrà modo di spiegarci Sabrina, coordina quelle iniziative di promozione della partecipazione dei cittadini nella Regione Emilia-Romagna. E poi io e il collega Andrea Venturelli del Servizio Programmazione e Controllo faremo una breve rassegna di due degli strumenti principali di cui la nostra Unione si è dotata negli ultimi anni, cioè il regolamento dei beni comuni e il regolamento degli istituti di partecipazione, con particolare riferimento al bilancio partecipato. E quindi cercheremo di dare in un'ora di tempo una panoramica di quella che è l'impostazione regionale relativamente al tema della partecipazione e della sua promozione e alcune implementazioni che stiamo sperimentando o sperimenteremo nel nostro territorio. E prima di lasciare la parola alla dottoressa Franceschini, volevo un attimino con voi introdurre il tema della partecipazione per cercare un po' di definire il quadro di riferimento. Per farlo condividerò una slide con voi e poi dopo lascerò la parola alla dottoressa Franceschini. Quindi io condivido il mio schermo adesso. Ok, qualcuno mi dia un feedback se si vede correttamente. Ok, Andrea. Benissimo. E quindi per affrontare questo tema, come brevissima introduzione, pensavo potesse essere utile richiamare un contributo che ci viene dagli studi sociologici. In particolare qui siamo contributo già dei fine anni 60, la scala della partecipazione di Einstein. Che cosa dice questa scala della partecipazione? Cerca di classificare le modalità di coinvolgimento dei cittadini secondo diversi step, diversi gradini di una scala, che vanno da una forma di coinvolgimento molto bassa e poco inclusiva nel percorso decisionale a un estremo invece in cui il cittadino e, in questo caso, la pubblica amministrazione sono posti allo stesso livello. Infatti, vedete che si va da una prima forma di coinvolgimento che addirittura è manipolativa, cioè la partecipazione in alcuni casi viene promossa ma soltanto in facciata, in verità diventa uno strumento per quasi consolidare il potere già in mano agli organi decisionali, quindi non è vera partecipazione. Se invece si fa un passo in avanti, si ha l'informazione, e qui spesso c'è un fraintendimento perché
delle decisioni vengono annunciate quando sono state già prese in verità e semplicemente si tratta di informare la cittadinanza. La consultazione è una fase un pochettino più che si avvicina appunto a quella che è vera partecipazione, quindi l'ascolto dei bisogni, la raccolta di commenti, informazioni, potremmo metterci anche le forme base del coinvolgimento degli utenti nella valutazione dei servizi in questo livello. Poi c'è il vero coinvolgimento, la fase del coinvolgere, quindi un rendere conto di quello che si è raccolto, perché se ne è tenuto conto oppure no, quindi le opinioni dei cittadini sono considerate ma non sono vincolanti per la scelta dell'amministrazione. E poi abbiamo i due livelli più alti, che sono quelli della cooperazione, quindi vi è un'incidenza di quello che i cittadini esprimono sulle scelte della pubblica amministrazione, e la capacità, empowerment nel livello più alto della codecisione, cioè dove effettivamente le scelte proposte dai cittadini sono messe in pratica dal decisore pubblico. Ecco, la chiacchierata di oggi potremmo dire che si rivolge agli ultimi tre gradini, ai tre gradini più alti, quelli del coinvolgimento, della cooperazione e dell'empowerment. Vedremo che gli strumenti di cui parleremo oggi vogliono avvicinarsi di più a questi livelli più alti di coinvolgimento. Fatta questa premessa, quindi, perché quando parliamo di partecipazione alcuni intendono la mera informazione, quindi comunicazione di scelte già prese, altri invece strumenti più inclusivi e che mettono in capo al cittadino maggiori spazi decisionali, ecco, fatta questa premessa, lascio la parola alla dottoressa Franceschini, che ci parlerà di come la Regione Emilia-Romagna intenda promuovere questi livelli più avanzati di partecipazione, e quindi come si definisca anche il concetto di una partecipazione di qualità, sulla quale, come ci potrà dire, anche sta insistendo molto la Regione, attraverso anche dei canali di finanziamento, attività formative, eccetera. Quindi lascerei la parola a Sabrina per il suo intervento. Grazie. Grazie Andrea, buongiorno a tutti, grazie per questo invito. Devo dire che appunto la presentazione, diciamo, è un'attuazione già, no, di quello che facciamo, quindi in qualche modo di azioni per promuovere una partecipazione di qualità. Quindi nel tempo che mi è stato concesso cercherò soprattutto di entrare nel merito più che, insomma, raccontarvi le cose che facciamo, che in parte ha già anticipato Andrea, come area partecipazione in attuazione di una legge, della legge regionale che abbiamo. Facciamo varie attività, quindi facciamo attività formative, facciamo appunto promozione della partecipazione anche attraverso proprio i nostri canali di comunicazione, quindi il sito web, la newsletter, i canali social. Abbiamo costruito negli ultimi anni una comunità di pratiche partecipative, alla quale teniamo molto perché sta diventando sempre più veramente una sede di coprogettazione e codefinizione con il sistema della partecipazione regionale. E abbiamo i bandi di finanziamento, con il quale per esempio è stato appunto finanziato il vostro progetto e anche altri in passato dell'Unione, perché in realtà avete già un'ottima capacità progettuale. Quindi il mandato appunto che mi era stato dato per oggi era di provare un pochino a rappresentarvi appunto quali sono, diciamo, gli aspetti di un progetto di partecipazione che ne definiscono la qualità. Condivido anch'io una presentazione, forse, perché tu comunque nel caso Andrea ce l'hai, perché io gli sto dicendo share, ma non mi sta dando dei feedback in realtà. Per adesso non vediamo niente. Posso recuperarla? Adesso Infatti, aspetta, vediamo, forse ci siamo. La vedete? sì. Si Ok. sta caricando, ecco qua. Vediamo il tuo schermo. Esatto. Perfetto. Perfetto. Bene, io in realtà ho una presentazione molto ampia, però non, insomma, sarò, come ho detto, nei tempi che mi sono stati dati, però ho preferito comunque preparare un materiale più ricco, più completo, così vi rimane, però insomma
Cercherò su alcuni passaggi di andare un pochino più veloce. Intanto la premessa, quello che appunto vi ho già accennato, la Regione Emilia-Romagna ha in realtà una legge sulla partecipazione fin dal 2010 e nel 2018 ne è stata poi invece approvata una successiva ed è quella a cui ci riferiamo oggi. L'obiettivo generale, anche qui l'ha già detto bene Andrea, è la partecipazione che individua la legge regionale è sicuramente una partecipazione che si colloca su una scala, in una posizione alta della scala di Einstein, nel senso che è una partecipazione che è finalizzata a codecidere con i cittadini quelle che sono appunto le politiche, anche le decisioni rispetto anche a azioni, diciamo, singole, quindi interventi magari, attraverso appunto una modalità che prevede il loro coinvolgimento. Quindi in particolare perché facciamo questo e quindi quali sono poi gli obiettivi, in sintesi sono tanti altri anche, però in particolare sicuramente l'obiettivo più alto quando si fa partecipazione è proprio quello di incrementare la qualità democratica delle decisioni pubbliche, quindi rafforzare anche la democrazia e le sue istituzioni, perché ricordiamo che è sempre una partecipazione nella quale le amministrazioni si aprono quindi in un rapporto di partenariato con le proprie comunità, ma le decisioni rimangono in capo alle istituzioni. Attraverso la partecipazione si può lavorare per ottenere una maggiore coesione sociale proprio perché si lavora insieme alle comunità. E il tema sicuramente anche dei beni comuni, che è un altro tema che dopo so verrà anche approfondito, viene anche richiamato dalla legge regionale. Che cos'è un processo partecipativo? Quindi è un percorso strutturato di dialogo e confronto. Quindi molte volte banalmente anche quando apriamo il bando partecipazione sembra, insomma, lo diamo delle volte per scontato, però appunto definire anche in modo puntuale cosa significa fare un processo partecipativo. Quindi significa veramente cercare di includere tutti i punti di vista, significa ricercare veramente una codecisione, quindi significa che le decisioni sulle quali apriamo un confronto non sono già in realtà state definite, quindi non può mai essere che sia una, quella che insomma, sarebbe una falsa partecipazione, quindi ci deve essere un margine comunque di codecisione, fermo restando il fatto, come dicevo, che poi la decisione finale spetta all'amministrazione che ne ha il diritto e dovere, ma lo deve fare se decide di aprire un percorso partecipativo anche tenendo conto di quelli che sono i vari aspetti che sono emersi dal percorso partecipativo. La legge individua anche la possibilità e nel caso dei finanziamenti, quindi nel bando, la necessità di ottenere proprio una certificazione di qualità di questi progetti. Quindi quello che accade è che quando, come sarà tra un paio di mesi, viene aperto un nuovo bando per il finanziamento appunto di progetti locali, e uno dei passaggi poi nell'istruttoria di valutazione dei progetti è appunto quello di ottenere questa certificazione di qualità. La certificazione di qualità viene, diciamo, il bollino di qualità viene rilasciato dal tecnico di garanzia della partecipazione, che è un soggetto individuato sempre dalla legge, che è collocato organizzativamente in assemblea legislativa, mentre io lavoro in giunta. Questa è una legge che prevede dei ruoli sia per l'assemblea che per la giunta, ma con una fortissima integrazione e collaborazione su tutte le attività che facciamo, e questo è anche, insomma, un punto anche proprio di qualità della legge che ci è stato anche riconosciuto, insomma, oltre a, naturalmente a viverlo sulla nostra pelle. Quindi ci sono dei criteri molto puntuali che vengono individuati dalla legge, che sono questi che vedete, e che poi appunto hanno naturalmente un loro dettaglio, quindi al di là della loro semplice definizione. Questi aspetti, appunto, vedete, ho citato Rossana Mengozzi, che è la persona che nell'ufficio di supporto del tecnico di garanzia della partecipazione in particolare si occupa appunto anche di certificazione di qualità. Quindi questi criteri, il primo criterio in particolare si riferisce, per esempio, come dicevo prima, al pensare a un progetto che sia assolutamente inclusivo e che vada a sollecitare quindi tutte le realtà sociali organizzate o meno del territorio. Quindi significa, questo cosa significa molto in pratica? Significa anche avere una mappatura di quelli che sono i nostri portatori di interesse, per esempio, cercare di capire e di andare appunto a dettagliare quelli che sono i soggetti, gli attori del territorio che è necessario coinvolgere.
quindi che non possiamo dimenticarci quando andiamo a definire con chi realizzare un percorso di partecipazione. La mappatura, appunto, è la prima azione che viene svolta, ed è veramente strategica perché poi appunto il progetto possa definirsi di qualità e ascoltare veramente tutte le voci che su quel tema, su quella materia, su quel progetto possono avere appunto un contributo da dare. La seconda, che è definita inclusione, è naturalmente assolutamente una conseguenza della prima, e riguarda anche il tema del considerare comunque questa mappatura, l'individuazione dei soggetti da coinvolgere sempre come un processo in itinere, potremmo dire. Una volta che il percorso si è avviato, quello che accade è stato definito naturalmente da noi nella progettazione, ma uno dei valori anche che si dice tante volte nella partecipazione sono proprio le cose non previste che accadono. In questo senso essere inclusivi significa tenere sempre la porta aperta anche a soggetti che magari fino a quel momento non abbiamo considerato, e questo si può fare attraverso, per esempio, in particolare la comunicazione. Quindi essere molto trasparenti in quello che si fa e dare sempre la possibilità a chi magari non è stato appunto coinvolto in modo puntuale, diretto, di poter essere informato ma anche partecipare al nostro percorso. La legge individua anche una sede per poter gestire il progetto appunto in modo anche diciamo più stabile, più organizzato, più formalizzato, e questo soggetto diciamo si chiama tavolo di negoziazione. Il tavolo di negoziazione è nei casi dei progetti finanziati un elemento necessario, quindi se si vuole concorrere al bando e accedere ai finanziamenti è necessario costituirlo. Però diciamo che in generale anche per progetti non finanziati è una modalità per lavorare insieme appunto con gli attori del territorio che ha un suo valore, una sua valenza, diciamo, a prescindere anche da quello che poi prescrive la legge, insomma, in qualche modo. È un soggetto per il quale vanno definite anche delle regole di lavoro e quindi diciamo che l'amministrazione che intraprende il percorso definisce chi sono i soggetti che devono sedere a questo tavolo, che è il tavolo nel quale appunto si andranno a condividere tutti gli aspetti del progetto, a partire da come si svolge, i metodi che verranno utilizzati e le regole anche di lavoro che si dà a questo tavolo di negoziazione. La legge, ma anche noi non diamo mai delle indicazioni troppo, diciamo, puntuali piuttosto che vincolanti rispetto ai soggetti, perché ogni progetto richiede una progettazione a sé stante, quindi non si può dire sempre al tavolo di negoziazione ci deve essere questo soggetto piuttosto che quest'altro. In ogni progetto appunto vanno valutati chi sono i soggetti che vogliamo coinvolgere, di cui è necessario avvalersi appunto per raggiungere questi obiettivi. Il quarto elemento che viene indicato in legge e che viene utilizzato per valutare la certificazione di qualità è il fatto che si preveda comunque nel progetto l'utilizzo di metodi per la mediazione di eventuali conflitti sostanzialmente. In un percorso e quindi in un processo di partecipazione, che abbiamo detto prima, è un percorso di dialogo. Che in alcuni casi arriva appunto anche a un livello deliberativo, cioè si arriva proprio a decidere rispetto a quell'oggetto qual è la strada che si vuole intraprendere, diciamo così, è abbastanza normale come in qualsiasi dialogo che vi possano essere dei punti di vista diversi e quindi prevedere e quindi stabilire quali sono i metodi che poi si adotteranno durante il svolgimento degli incontri. Non solo per diciamo dirimere eventuali conflitti, ma anche proprio perché comunque le posizioni in campo si possano confrontare nel modo più proficuo possibile. Quindi pensare già nella progettazione appunto a quali sono i metodi che utilizzeremo per gestire sostanzialmente le relazioni all'interno del percorso è secondo la legge, secondo noi, un aspetto importante. Infine, l'ultimo criterio
citato, diciamo, dalla legge e che in parte comunque, vedete, sono tutti criteri che si incrociano molto, sono molto complementari e richiedono un'integrazione assolutamente l'uno con l'altro, è il tema della trasparenza, quindi il fatto che tutta la documentazione del progetto e del percorso sia accessibile attraverso pagine web dedicate. Noi, come ricordava Andrea, come regione anche promuoviamo tutti i progetti che finanziamo, ma anche altri progetti, nel senso che poi la legge anche a noi dà, insomma, dei compiti. Uno di questi è appunto promuovere la partecipazione, e promuovere la partecipazione non vi è modo migliore di farlo che non facendo vedere, raccontando i progetti che concretamente si stanno sviluppando nel territorio. Quindi, e diciamo che la comunicazione però che avviene localmente sul progetto naturalmente ha uno scopo anche molto più puntuale, che è quello appunto poi di far sapere ai cittadini di quel territorio quello che sta accadendo, quali sono le modalità per poter prendere parte al processo e ovviamente, come dico, noi come regione naturalmente lo promuoviamo sul sito e anche sui social, e forse diciamo che sui social magari possiamo più arrivare anche ai cittadini, però è indubbio che la comunicazione deve avvenire a livello locale, perché i vostri cittadini guarderanno il vostro sito web più facilmente che non quello della regione. Quindi venendo, diciamo, alla parte anche più didattica, se volete, di questa giornata, adesso io ho una serie appunto di slide che, come vi dicevo, adesso faccio un check anche sul tempo che mi è rimasto, cercano di definire quali sono, insomma, gli aspetti più strategici nella definizione di un progetto. In primo luogo, e questo è un elemento comunque che viene anche che ha un peso molto importante anche poi nella valutazione dei progetti che poi vengono finanziati, è il tema della definizione dell'oggetto del processo partecipato. Potrebbe sembrare, no, una cosa molto scontata, nel senso che quando pensiamo a un progetto, in generale, il primo campo che andiamo a compilare in una nostra scheda progetto è sicuramente quello dell'oggetto di cui ci stiamo occupando. Però, anche se, cioè, non dobbiamo, come dire, sottovalutare cosa significhi, in questo caso in particolare, definire un oggetto rispetto al processo. In particolare, vedete, ho sottolineato questi termini perché questo oggetto deve essere sicuramente concreto, cioè oggetti o definizioni di intenti troppo vaghe, troppo astratte non ci aiutano e non ci aiuteranno nel percorso a coinvolgere i cittadini e ad essere chiari su quello che è, su quella che è la decisione in gioco sostanzialmente. Quindi concreto, definito e facilmente comprensibile, quindi deve essere un qualcosa che è vicino al vissuto quotidiano delle persone. Per coinvolgere le persone è necessario che quello di cui stiamo parlando, il processo sul quale li stiamo invitando a impegnare del loro tempo, perché la partecipazione comunque richiede un impegno importante anche da parte delle persone che poi decidono di fare con noi questo percorso. Quindi è necessario che queste persone abbiano ben chiaro qual è l'oggetto, appunto, di che cosa si andrà a discutere all'interno di quel percorso, che ce l'abbiano chiaro, quindi facilmente comprensibile. Significa che non sempre le decisioni che la pubblica amministrazione decide di aprire al contributo dei cittadini sono, come dire, facili da capire per un cittadino, nel senso che, cioè, certamente ci sono temi, se noi parliamo di, per intendere, faccio due esempi molto concreti, se si tratta di non so, decidere quale uso fare magari di uno spazio pubblico, allora questo è molto facilmente anche visualizzabile da un cittadino, no? Abbiamo questa piazza, vogliamo decidere con voi come riqualificarla, per esempio. È molto diverso invece, cosa che peraltro, insomma, la vostra unione ha fatto, è magari aprire un percorso che riguarda la definizione di un regolamento. In questo caso un regolamento è un qualcosa che magari per noi che ci occupiamo di pubblica amministrazione ha una sua consistenza e fisicità, e per un cittadino no. Quindi in questo caso è chiaro che anche lo sforzo che dobbiamo fare per andare a comunicare questo percorso e quindi andare a motivare le persone per farlo insieme a noi è uno sforzo più importante, ed è uno sforzo che dobbiamo assolutamente fare nel momento in cui appunto apriamo il nostro percorso.
Un altro aspetto che a me piace sempre sottolineare è questo, e cioè nel momento in cui noi andiamo a scegliere l'oggetto del processo partecipativo, dobbiamo effettuare una scelta che comunque vada incontro a un bisogno e a un problema reale, che non interessa solo noi, ma anche i potenziali partecipanti. È importante che interessi noi, attenzione, non sto sottovalutando, non voglio che passi questo messaggio, cioè in primo luogo nel momento in cui noi cominciamo a progettare, ci confrontiamo con il nostro gruppo di lavoro interno, dobbiamo avere ben chiaro che quello che stiamo facendo ci serve per arrivare a una decisione migliore, almeno questo no, deve essere il nostro orizzonte. Solo se veramente in primo luogo comunque l'amministrazione sente quel bisogno e percepisce quel problema come un qualcosa di reale e quindi qualcosa su cui poi non solo è disponibile ma si impegna ad assumere una decisione che tenga conto, quindi che incida sulla sua decisione. Solo con questa premessa il processo partecipativo è reale, diciamo così, e può avere degli impatti. Processi che nascono in realtà appunto o con oggetti fumosi o su oggetti che in realtà, rispetto ai quali in realtà l'amministrazione ha già in mente cosa fare o comunque non vede magari in quel momento quello che può essere il contributo dei cittadini, come dire, se per primi noi non siamo veramente molto convinti e molto motivati, sarà molto difficile che poi riusciamo invece a convincere e motivare anche i nostri partecipanti. E naturalmente, come ho detto prima, deve essere anche un bisogno, un problema che è percepito o che noi ci sforziamo di rappresentare ai cittadini come anche un'opportunità, attenzione, quindi ovviamente è un bisogno, un problema, ma leggiamolo anche in termini di opportunità, appunto, nel caso per esempio di un regolamento, di contribuire alla definizione di quelle che sono le regole che poi governano la nostra comunità. Anche questo l'ho già accennato, quindi l'amministrazione poi non è che necessariamente debba prendere esattamente quello che emerge da un percorso, anche perché tante volte possono anche essere tante opinioni e tante posizioni anche diverse e divergenti che emergono, però l'amministrazione deve sicuramente prendere in considerazione quello che emerge dal percorso e se dovesse poi, per ragioni che delle volte esistono, che possono essere di tipo tecnico, possono essere anche di tipo finanziario, se magari pensiamo appunto una riqualificazione, emergono delle proposte rispetto alle quali per esempio magari l'amministrazione potrebbe non avere tutte quelle risorse per andare a realizzare l'intervento. Ecco, in questo caso però è sempre importante che l'amministrazione poi vada a motivare in modo molto trasparente quelle che sono le ragioni per cui appunto magari alcune opzioni vengono tenute in considerazione e altre non sono magari in quel momento o per ragioni tecniche, ripeto, applicabili rispetto a quello che si è sul quale si è ragionato. Veniamo a quelle che sono proprio le fasi della definizione del progetto di partecipazione, e dico questo perché appunto voi dovete sempre pensare al processo partecipativo come a un progetto sostanzialmente, quindi potremmo dire che anche le fasi di definizione di un processo partecipativo sono assolutamente sovrapponibili a quelle di un qualsiasi progetto, quindi quello che noi sempre consigliamo è comunque di riguardarsi un po' quelle che sono le regole del project management, perché sono assolutamente, le macrofasi sono assolutamente simili. Quindi la prima è sicuramente capire dove ci stiamo muovendo, no? Quindi l'analisi del contesto, che vi dicevo prima, è fondamentale una mappatura di quelli che sono gli attori, gli stakeholder, i cittadini, le realtà che sono nel nostro territorio, ma anche proprio una descrizione del profilo socio-demografico, economico e culturale. Questo ci serve anche non solo per capire meglio quali sono i soggetti che dobbiamo individuare e ai quali ci rivolgeremo, ma anche per individuare per esempio delle strategie, quindi individuare magari attori che non sono i destinatari finali, diciamo, quindi potremmo dire in termini molto pratici, non è tanto e solo che pure strategico individuare quali cittadini invitare ai nostri incontri, ma lo è altrettanto magari individuare anche attori organizzati che ci possono aiutare, perché ci possono fare per esempio anche da moltiplicatori nella comunicazione. E quindi il tema delle partnership, per esempio, è un tema assolutamente importante. C'è questa nota in evidenza, cioè focalizzare l'analisi rispetto all'oggetto del processo. Abbiamo detto il primo passaggio è assolutamente quello, è evidente che
non ci interessa, e dico non ci interessa nel senso non ci interessa come progettisti, ma non ci interessa neanche a noi quando andiamo evidentemente a valutare un progetto, avere le analisi che ci dà l'Istat o che fa anche la regione sul proprio sito di statistica rispetto ai dati generali della popolazione, per intenderci. Questa è una fase di analisi puntuale, quindi noi dobbiamo andare magari a fondo su quelli che sono i profili dei soggetti che è utile coinvolgere rispetto all'oggetto del nostro processo, quindi non è una descrizione general generica, ma è una descrizione appunto mirata all'andare a definire quali sono gli attori e che caratteristiche hanno, ovviamente, soprattutto in questa fase, rispetto all'oggetto del nostro processo partecipativo. Molto rapidamente, un aspetto per esempio che noi consideriamo importante anche nell'analisi del contesto è anche sapere se sono stati già fatti dei processi partecipativi, sia su quello stesso oggetto, perché questo accade, che su una tematica magari le amministrazioni in varie fasi o più tornate, anche in momenti diversi, magari ritornino. Allora, perché è molto importante qui saperlo? Intanto perché nelle nostre amministrazioni c'è anche un certo turnover, no? Quindi può essere che io oggi venga chiamata a pensare a un progetto partecipativo, ma non ho seguito quelli precedenti. Allora, è molto importante che io però poi abbia cognizione se appunto su quello stesso oggetto è già stato fatto qualcosa, e soprattutto che cosa è successo in quel progetto. Perché molto banalmente, per esempio, se è stato fatto un processo e non si sono utilizzati i risultati o non si è rendicontato comunque ai cittadini quello che è successo alla fine di quel percorso, è un qualcosa di cui io devo tenere conto, perché probabilmente io vado a muovermi su un terreno, come dire, che ha un livello di fiducia non molto alto probabilmente, no? Perché se l'amministrazione già in passato mi ha chiamato, mi ha comunque fatto delle promesse rispetto a quello che era il mio contributo e non mi ha dato riscontro, che ripeto può essere anche un riscontro negativo, ma un riscontro ci deve essere, allora questo è un qualcosa di cui devo sicuramente tenere conto. L'altro aspetto è quello di conoscere anche noi stessi, nel senso che appunto sapere anche quali sono i nostri punti di forza, le nostre criticità, proprio dentro le nostre organizzazioni. Abbiamo personale comunque che ha le competenze, abbiamo dei canali di comunicazione per esempio adeguati, c'è veramente un interesse e un impegno dell'ente a portare avanti questo percorso, quindi come dire ci sono anche delle risorse per realizzarlo, no? Questi sono tutti aspetti che devono entrare nella nostra analisi del contesto, perché ci servono appunto per poter poi passare alle fasi successive sapendo su quali risorse possiamo contare. Questo ho già detto qualcosa appunto sul fatto di avere una mappatura naturalmente molto puntuale, e a quel punto il passaggio successivo è poi decidere come andare a coinvolgere quei soggetti che abbiamo individuato nella mappatura. Allora, come vi ho detto, sicuramente è opportuno lasciare sempre quella che si definisce proprio in letteratura la porta aperta, quindi dare la massima visibilità al processo e far sì che le persone che ne prendono visione possano comunque liberamente candidarsi per partecipare, quindi con un principio, diciamo con un metodo che chiamiamo dell'autoselezione, che però naturalmente ha qualche punto debole. Intanto contare solo sul fatto che le persone vedano la nostra locandina e si presentino è diciamo un po' poco, nel senso che probabilmente non ci consentirà di coinvolgere un numero elevato di persone. E poi l'altro è quello che l'autoselezione naturalmente porta un po' una sovrarappresentazione di alcune categorie, cioè dei cittadini che normalmente sono più attivi, ma anche magari dei cittadini che sono più attenti ad alcune forme di comunicazione, perché se noi per esempio comunichiamo il nostro processo solo online, è evidente che probabilmente chi non utilizza, e comunque abbiamo ancora, come sappiamo tutti, un certo livello di divario tecnologico, non verrà magari neanche a conoscenza di quell'iniziativa. Quindi da questo punto di vista, per esempio, è sempre importante che la comunicazione sia una comunicazione il più possibile integrata tra strumenti digitali e i vecchi, buona sempre, invece strumenti diciamo tradizionali.
tutto questo, diciamo, cioè il tema della selezione mirata, appunto, è una conseguenza e discende dalla mappatura degli stakeholder, che a sua volta, appunto, possiamo effettuare solamente se prima abbiamo fatto una solida analisi del contesto. Chi sono quindi queste persone che dobbiamo andare a coinvolgere? Sicuramente i diretti responsabili delle decisioni che verranno prese, quindi è necessario appunto che il nostro commitment sia solido e sia ben consapevoli, i nostri decisori devono essere ben consapevoli di qual è l'oggetto, appunto, di quali sono le decisioni che si stanno mettendo in discussione, chi sono gli opinion leader del nostro territorio, no? Perché chi è influente naturalmente può anche magari indirizzare di più la discussione in una direzione piuttosto che in un'altra, ma anche rispetto al fatto che può essere però un nostro alleato, sempre nella promozione del processo e nel coinvolgere un numero maggiore magari di persone. Naturalmente va coinvolto chi sarà direttamente interessato da quelle decisioni. Stando all'esempio di una piazza, mi viene in mente quelli che, non so, gli esercizi commerciali piuttosto che gli abitanti che insistono su quel territorio, indubbiamente avranno un impatto molto molto puntuale, molto diretto, quindi c'è un impatto che riguarda magari tutta la comunità per l'utilizzo che si farà di quello spazio, ma indubbiamente a seconda che in quello spazio si decida di fare un mercato piuttosto che tutte le sere un concerto, è evidente che chi è più in prossimità di quello spazio ha un impatto decisamente maggiore. E non dimentichiamoci anche di coloro che potrebbero ostacolare la nostra decisione. Quindi anche qui ci sono scuole di pensiero diverse, no? C'è chi dice non destare il can che dorme, quindi sappiamo magari che c'è qualcuno che su questa vicenda è proprio contrario, lasciamo perdere, speriamo che non se ne accorga. In realtà insomma, la nostra posizione invece è che è opportuno invece conoscerli questi soggetti e coinvolgerli, nel senso che è molto meglio anticipare appunto un conflitto piuttosto che poi doverlo gestire se e quando poi si presenterà. Ancora, come dicevo prima, magari su quel tema è già stato fatto qualcosa dall'amministrazione, quindi chi è stato già coinvolto in passato è necessario coinvolgerlo, perché se è stato soddisfatto per esempio di quel percorso, del suo esito, sarà probabilmente qualcuno che ci potrà dare un contributo importante, perché è anche già in qualche modo un cittadino anche formato, no, sulla partecipazione. Se invece fosse qualcuno che è rimasto deluso da quel percorso e quindi potrebbe rientrare nella categoria superiore, ancora un motivo valido per non dimenticarcelo. Quindi diciamo che insomma alla fine è più strategico portarci noi direttamente al tavolo, o cercare di portarli, potrebbero non venire, quelli che sono i nostri oppositori, piuttosto che appunto sperare che non si presentino poi ai nostri incontri. E ultimo ma non ultimo, anche se abbiamo scoperto e capito che in passato magari ci sono dei soggetti che avremmo dovuto coinvolgere ma non lo sono stati, questi di nuovo sono potenzialmente dei soggetti che sono già stati delusi e che insomma non dovremmo perdere l'occasione magari di recuperare se in passato invece ce li siamo dimenticati. Ci sono delle alternative, diciamo, al metodo della porta aperta, sul quale non entro nel dettaglio, però naturalmente il campionamento statistico, che segue tutta una serie appunto di regole, che ha anche diversi metodi per essere realizzato. E sul tema della creazione di partnership anche qualcosa vi ho già detto, nel senso che naturalmente appunto non solo soggetti magari organizzati del territorio, ma per esempio, quindi non solo associazioni, ma per esempio è importante anche pensare a altri enti, istituzioni. Voi siete un'unione, quindi già, come dire, siete un insieme di diversi enti, però ci potrebbero essere magari decisioni appunto che coinvolgono anche altri soggetti che sono magari limitrofi al vostro territorio, quindi questi soggetti potrebbero essere non solo interessati da quello che stiamo facendo, ma appunto essere anche coinvolti per allargare anche la partecipazione, piuttosto che trovare in questi soggetti anche una collaborazione
e magari delle competenze, anche delle risorse, per far sì che il nostro progetto abbia maggiore successo. Un altro passaggio sulla dimensione interna, perché un processo che si svolge all'esterno abbia successo, è fondamentale che sull'interno, all'interno dell'amministrazione, ci siano comunque una serie di caratteristiche e di azioni che vengono svolte. È proprio il tema del gruppo di lavoro, cioè un progetto partecipativo, prima di essere presentato all'esterno, dovrebbe sicuramente essere condiviso all'interno dell'amministrazione, o diciamo comunque di le parti dell'amministrazione, appunto, che sono coinvolte o che potrebbero essere chiamate in causa, a seconda di come poi il progetto si va a sviluppare. Si può formalizzare un gruppo di lavoro, ma si può formalizzare o non formalizzare. Adesso questo è un aspetto, appunto, che riguarda già, appunto, il modo in cui siete organizzati rispetto all'interno della vostra amministrazione. Però è importante che, appunto, in questo gruppo di lavoro ci siano un po' i diversi punti di vista, come dicevo prima, che riguardano quel progetto, quindi non solo gli esperti di partecipazione, per intenderci, ma tutti quei settori dell'amministrazione che possono e che devono essere comunque toccati da questo percorso, e un gruppo di lavoro poi naturalmente deve definire anche chi ha la responsabilità delle singole attività, in modo più puntuale possibile chi fa cosa. Insomma, dobbiamo in qualche modo, prima di presentarci all'esterno, esserci dati un'organizzazione molto chiara, molto puntuale al nostro interno, rispetto, appunto, a quelle che sono anche le responsabilità delle diverse azioni che poi andremo a mettere in campo. A questo punto il progetto entra, appunto, nella sua dimensione più manageriale, potremmo dire, ed è per questo che io consiglio sempre di utilizzare quelli che sono appunto i concetti del project management. Quindi, quando vado a definire, per esempio, l'obiettivo, il classico acronimo SMART funziona sempre molto bene, cioè diamoci un obiettivo che sia specifico, misurabile, accessibile, rilevante e temporalmente definito. Se noi siamo in grado di definire così il nostro obiettivo, abbiamo già fatto tanta strada, anche perché anche solo nella fase proprio di progettazione, costringere se stessi a dare una risposta a questi cinque elementi, ci aiuta veramente a definire degli aspetti, che una volta definiti ci aiuteranno dopo andare a definire tutto il resto del progetto in modo molto più semplice e molto più diretto. Tutti questi elementi, diciamo, ce li possiamo rappresentare in matrici, per esempio, che sono veramente degli strumenti di lavoro, no? In cui noi, per ogni obiettivo, andiamo a dire: questo è quello che io voglio ottenere, questo è il mio risultato atteso. Quindi il cambiamento, i miglioramenti, che possono essere tangibili o intangibili, ma sempre coerenti con gli obiettivi che noi ci attendiamo di ottenere al termine del processo partecipativo. E poi quali sono le attività che dobbiamo andare a realizzare per ottenere quei risultati attesi, evidentemente. Importante in questa fase anche darci già degli indicatori, cioè come andremo a misurare, se effettivamente quei risultati attesi li abbiamo perseguiti, e come lo facciamo, e quindi quali sono quelle nostre fonti di verifica, no? Perché anche questo, di nuovo, è una cosa da stabilire fin dal principio, perché noi, se non cominciamo fin dal primo giorno del progetto a misurare quello che stiamo facendo, quando siamo al termine non saremo in grado di poter anche rendicontare quello che è successo veramente, e poter magari, appunto, arrivare anche a fare una valutazione del processo, oltre che dei suoi impatti. Per quel che riguarda la scelta poi delle tecniche e degli strumenti, non ci sono indicazioni puntuali, perché le tecniche e gli strumenti, diciamo che veramente non ci mancano, no? Il problema è magari quello, appunto, di selezionarli, e la selezione non può che avvenire rispetto a quello che è il nostro processo specifico. Quindi un'indicazione di massima, come dicevo prima, che valeva per la comunicazione, ma vale anche per la partecipazione, magari è quello di cercare di avere un'integrazione tra quelli che sono gli strumenti e i metodi tradizionali e quelli che sono quelli digitali. Ci siamo trovati tutti, e ancora credo lo saremo per un po' di tempo, perlomeno,
più spostati sull'utilizzo della dimensione digitale, quindi si sono fatte, insomma, si incominciano ormai a essere più che sperimentazioni quelli anche della partecipazione a distanza. In questo momento probabilmente siamo tutti molto più sbilanciati appunto sulla dimensione a distanza, perché sugli incontri in presenza, per esempio, abbiamo ancora tante limitazioni, però diciamo che in un mondo ideale, nel quale speriamo di ritornare presto, l'utilizzo di entrambe queste dimensioni è sicuramente quello ottimale, perché consente comunque anche proprio di offrire delle possibilità più ampie alle persone che vogliamo coinvolgere. E c'è tutto il tema poi del coinvolgimento di facilitatori o moderatori esterni o interni anche all'amministrazione, se disponibili. Noi appunto come regione, dicevamo prima, facciamo iniziative formative. Quest'anno nel nostro programma di formazione, che è un programma rivolto a tutti gli operatori comunque delle pubbliche amministrazioni che si occupano di partecipazione, faremo anche qualcosa di molto specifico proprio sul tema anche della facilitazione a distanza, perché è un po' questo tema nuovo che si è posto con l'emergenza Covid, e quindi, come dire, sviluppare anche delle competenze dentro le amministrazioni crediamo che sia utile, non solo perché delle volte magari non si hanno le risorse per rivolgersi a facilitatori esterni, ma anche perché poi la tecnica e l'arte, diciamo, della facilitazione è un qualcosa che ci serve anche nella gestione del lavoro quotidiano su altri progetti, per intenderci. La stella polare, naturalmente, insomma, in questo passaggio di scelta è sempre quello appunto di garantire il più ampio coinvolgimento possibile, quindi questo è, diciamo, il nostro obiettivo quando andiamo a definire quali sono gli strumenti che utilizzeremo per coinvolgere i cittadini e gli stakeholder che abbiamo individuato nella mappatura. Sul ruolo del facilitatore e del moderatore non entro troppo nel dettaglio, vi lascio appunto le slide, però questo per dire appunto che il facilitatore è sicuramente un ruolo molto strategico, e per questo vale la pena un po' di crescere tutti noi rispetto al possedere queste skills, diciamo così, e dall'altro anche essere in grado comunque, nel momento in cui invece ci avvaliamo magari di un consulente esterno, avere comunque gli strumenti per poterlo scegliere e valutare, sapendo che cosa ci dobbiamo e possiamo aspettare da un facilitatore, quindi quali caratteristiche deve avere, quindi per esempio anche, insomma, come valutare un curriculum magari in un affidamento che prevede questo ruolo. Dicevo prima, per poter poi veramente al termine del progetto misurarci, valutarci, no? E capire se effettivamente il progetto è andato come doveva andare o meno, l'attività di monitoraggio va definita in principio e va poi svolta nel corso di tutto il progetto. Cioè il monitoraggio significa veramente raccogliere i dati e le informazioni su quello che sta accadendo mentre le cose stanno accadendo, sulla base di quello che abbiamo definito comunque nel nostro progetto. Perciò stabiliamo cosa vogliamo misurare, con quali indicatori, con quali fonti di verifica, e lo facciamo, come dicevo prima, per misurare e capire quanto siamo distanti, per esempio, dai risultati attesi che abbiamo definito, e in corso d'opera valutare le criticità o quello che accade che non era stato previsto, e questo ci deve dare la possibilità poi appunto di andare magari anche a rivedere alcune azioni che avevamo previsto e anche coinvolgere per esempio nuovi soggetti, e quindi andare a sfruttare delle opportunità che magari si sono aperte e che non avevamo valutato o magari non c'erano quando abbiamo definito il nostro progetto. Ultimo ma non ultimo, anche su questo ci sono tante slide ma non ho intenzione di entrare nel dettaglio, però è un qualcosa sul quale appunto come regione abbiamo cominciato, insomma, un percorso di approfondimento già l'anno scorso, ed è un altro tema sul quale quest'anno faremo un'iniziativa formativa laboratoriale, il tema della valutazione. Se parlate, ma insomma sono state fatte indagini, non solo se parlate così, insomma con i cittadini, uno dei motivi, il motivo principale direi, per cui delle volte i cittadini sono sfiduciati rispetto alla partecipazione, quindi non sono più disponibili magari a
collaborare con noi o partecipare alle nostre iniziative è quello che non hanno visto appunto magari un impatto concreto di quel percorso. Allora, la valutazione dell'impatto è un argomento molto ampio, ma è anche, come dire, un tema decisamente complesso, quindi arrivare a fare una vera valutazione di impatto, qualcosa che richiede sicuramente delle competenze, delle risorse e del tempo, che molto spesso, ce lo dobbiamo dire onestamente, non abbiamo, però, come dire, ci sono invece una serie di cose che noi potremmo fare e che tante volte ancora non facciamo, che è invece appunto sulla base del monitoraggio andare però a misurare e capire effettivamente alcune cose come sono andate, perché comunque la valutazione certamente riguarda, ed è quella più strategica, la dimensione degli esiti, quindi dell'impatto poi di quel progetto, ma anche una dimensione di processo, e cioè effettivamente abbiamo fatto quello che ci eravamo detti di fare, abbiamo coinvolto tutti i soggetti che dovevamo coinvolgere, cioè misuriamo anche la nostra capacità di gestione di quel processo, e questo è fondamentale naturalmente anche in una logica di miglioramento e anche per capire dove abbiamo sbagliato, perché poi anche aspetti che riguardano proprio il processo, quindi non so, come si sono svolti gli incontri piuttosto che come li abbiamo comunicati, sono tanti gli aspetti che poi appunto nelle slide, diciamo, di dettaglio vengono anche elencati in modo puntuale. Sono elementi che invece noi oggi siamo già in grado di raccogliere e sui quali fare dei ragionamenti, e quindi è un'attività in più, lo sappiamo, però credo che insomma lo sforzo che dobbiamo fare un po' tutti, e dico veramente, mi ci metto anch'io perché questo riguarda anche i progetti che gestisco io, è quello insomma di andare a capire effettivamente poi che cosa è successo anche rispetto proprio allo svolgimento del processo, non solo, e che questo è naturalmente fondamentale, quelle che poi sono le decisioni. Quindi rispetto anche agli esiti, però al di là dell'impatto, che l'impatto naturalmente significa quanto quello che è emerso nel processo ha inciso sulla decisione e sulla policy, che come dicevo è già un tipo di valutazione molto complesso, perché naturalmente dipende anche qual è l'oggetto, però nel caso di alcune policy naturalmente non è banale capire quanto proprio quel percorso ha inciso sulla decisione finale, però ci sono anche una serie di altri aspetti che riguardano gli esiti, che invece sono anche quantitativi e facilmente misurabili, che per fare un esempio è il numero di idee diverse raccolte, cioè quanti contributi in effetti siamo riusciti ad avere dai soggetti che abbiamo coinvolto, no? Oppure anche che effetto ha avuto sui partecipanti, quindi per esempio andare a misurare quella che potremmo chiamare la customer satisfaction del processo partecipativo, cioè le persone sono state soddisfatte per l'esperienza che hanno fatto o sono state soddisfatte per l'esito, per esempio, perché anche qui di nuovo sono due livelli diversi. Ci possono essere, e non è detto fra l'altro, cioè anche non necessariamente c'è una gerarchia tra questi due aspetti, perché le persone possono partecipare e comunque avere un'esperienza che li lascia contenti, magari perché hanno costruito delle relazioni nuove, perché sono venuti in contatto direttamente con l'amministrazione che hanno sempre sentito lontana, e quindi questo magari può essere un elemento per loro molto importante e che li ripaga del tempo che hanno dedicato. E anche però naturalmente se tutto quello che è accaduto poi non ha degli impatti concreti, quindi dice sono venuto, ho messo del mio tempo, sì mi sono divertito, però alla fine quel progetto magari che abbiamo codeciso non è stato realizzato. Questo dopo diventa un elemento invece che va a togliere magari la soddisfazione appunto per come era stata vissuta quell'esperienza. Ci sono vari metodi naturalmente anche qui per fare la valutazione, dalla raccolta di dati anche però per esempio a pensare a delle attività specifiche, no? Per esempio non so, dei focus group con alcuni dei soggetti che abbiamo coinvolto, dei questionari, le interviste, l'osservazione diretta, no? Per esempio questa è una cosa anche molto
semplice, nel senso che magari basterebbe coinvolgere anche un nostro collega che non necessariamente è coinvolto in quel progetto, ma lo si può invitare ai nostri incontri e dire: tu sei lì, osservi quello che accade e ci dici un po' come la vedi, no? Dal tuo punto di vista, c'è un osservatore esterno, che in questo caso è esterno interno, che ci può però magari restituire una visione che noi che siamo magari progettisti e siamo dentro quel progetto non riusciamo a vedere. Chiudo con la comunicazione, abbiamo già detto e ridetto, è una componente naturalmente essenziale e ci serve in primo luogo per ridurre la simmetria informativa tra quello che noi sappiamo come amministrazione su quell'oggetto e quello che sanno i cittadini, ci serve per coinvolgerli, quindi a seconda che siamo poi al principio del processo, ovviamente ci serve anche e soprattutto quindi per informarli e anche per cercare di coinvolgere nel nostro processo. Durante è importante sia per rendicontare, essere trasparenti, ma anche appunto per coinvolgere direttamente le persone su quello che sta accadendo e alla fine ovviamente per rendicontare quello che è successo, ossia quello che è emerso, ma soprattutto la decisione finale che poi è stata presa dall'amministrazione. Mi fermo qui, ho perso di vista l'ora e spero di non aver sforato troppo. Grazie mille Sabrina, diciamo che il compito era improbo perché parliamo di un intervento che per una pubblica amministrazione come la nostra è un intervento poco oneroso in termini di risorse finanziarie e anche di tempo, perché si conclude fra 6-12 mesi, ma è molto oneroso in termini di progettazione e di gestione, quindi essersi soffermati su quegli aspetti che definiscono e che sono definiti dalla regione, ma venendo dall'esperienza, non da delle teorie estratte, che definiscono la qualità di un percorso, è importante proprio perché ne va a valutare l'efficacia, quindi l'utilità o meno del farlo. Quindi avrà senso soffermarsi su queste tematiche. Io e Venturelli faremo delle pillole adesso dedicate più a aspetti micro, quindi siamo partiti dalla definizione, se vogliamo, omnicomprensiva di quello che può essere un percorso partecipativo e veniamo a aspetti più di dettaglio che vanno a implementare alcune delle tematiche che abbiamo toccato. E il primo tema che affrontiamo è quello dei beni comuni, con il regolamento che abbiamo approvato in Unione. Non è un regolamento, quello dei beni comuni, che parte da zero, ma questa richiesta, questa modalità di instaurare rapporti di collaborazione fra l'Unione dei Comuni, i comuni e i cittadini attivi, giunge da una richiesta dal basso, quindi da disponibilità di cittadini che vogliono mettere a disposizione il proprio tempo per la collettività, per beni comuni materiali o immateriali. E quindi come Unione ci siamo dotati di un regolamento che stabilisce i criteri con i quali definire le modalità di collaborazione, partendo da un modello affermato, che è quello del regolamento del Comune di Bologna, che è stato approvato nel 2014 con la consulenza di Labsus, che a livello nazionale, il laboratorio della sussidiarietà, è un po' l'attore affermato che promuove queste modalità di coinvolgimento dei cittadini anche nella cura dei beni comuni. E l'Unione della Romagna Fentina, quindi, è la prima unione che ha approvato un regolamento sulla base di questo modello, adattandolo, come vedremo, anche alla realtà di un'unione dei comuni. E per fare il regolamento, quindi, si partiva da esempi che c'erano già sul territorio regionale e nazionale, e di lì nasceva l'esigenza di dotare anche il nostro territorio di questo strumento. Se vogliamo, il regolamento stesso è esito appunto di un percorso di partecipazione, prima iniziato proprio con un percorso formalizzato finanziato dalla Regione, che faceva una prima mappatura dei beni comuni e sottolineava la necessità appunto di dotarsi di un regolamento. E in secondo luogo con una cabina di regia della partecipazione che dopo il percorso ha continuato proprio nell'attività di redazione. Quindi lo stesso regolamento è stato definito includendo rappresentanti dei quartieri, di singole associazioni, cittadini attivi e alcuni i consiglieri dell'Unione che hanno deciso di partecipare.
E l'esito è stato che il regolamento è stato approvato all'unanimità a fine 2018 e negli ultimi quindi anno e mezzo abbiamo sperimentato la sua applicazione. Perché fare un patto di collaborazione? Perché un cittadino vorrebbe fare un patto di può voler fare un patto di collaborazione nel momento in cui dà questa disponibilità al proprio comune e all'Unione. In primo luogo, il patto riconosce ufficialmente l'impegno del cittadino. Quindi, adesso questa parte ovviamente in tempo di Covid a livello anche di incontro con i sindaci l'abbiamo dovuta ridurre, ma c'è anche un tema di incentivi, se vogliamo, informali, non tangibili, non monetari, che il cittadino riceve a livello di un ruolo, diciamo, nella comunità. In secondo luogo, ed è invece l'estremo opposto più concreto, è che definendo le modalità di collaborazione fra cittadino volontario e Unione, vi è la possibilità di estendere coperture assicurative, in particolare l'RCT e gli infortuni, e fornire in comodato d'uso gratuito mezzi e attrezzature, al di là dei dispositivi, che spesso sono o di proprietà del cittadino, se sono cose molto concrete, tipo i guanti, oppure sono addirittura regalati, donati dall'Unione, però in particolare il comodato d'uso gratuito per i mezzi e le attrezzature, se pensiamo a tutti quei mezzi che vengono utilizzati per la manutenzione, rende possibile al cittadino intervenire con dei mezzi sicuri di proprietà pubblica e non sostenendo quindi costi diretti. Dall'altra parte, ma è un'ipotesi residuale, è quella che il patto disciplini anche una copertura di costi sostenuti direttamente dal cittadino, secondo però un principio di gratuità, cioè la prestazione di volontariato, l'attivazione del cittadino è gratuita, l'opera è gratuita e possono essere rimborsati solamente i costi puntualmente sostenuti dal cittadino. Capite però che è un'ipotesi che come amministrazione cerchiamo il più possibile di ridurre a favore del comodato d'uso gratuito da parte dell'ente. Se questi sono i vantaggi per il cittadino, che parte ovviamente però da un forte afflato, se vogliamo, morale nei confronti della comunità, l'amministrazione ha anche dei vantaggi per queste prestazioni di attività volontaria che si articolano sul territorio. Perché il patto di collaborazione ne promuove una continuità, la continuità ha una durata in media di 3 anni, promuoviamo patti di 3 anni e quindi superano la presenza di azioni spot da parte dei volontari. Dall'altra parte definisco una cornice scritta di patto che può essere replicata in più territori con più cittadini, quindi non bisogna cominciare una collaborazione da zero tutte le volte, ma se c'è una collaborazione che funziona bene a Casola potrò replicarla a Castel Bolognese e viceversa. E dall'altra parte, nel caso proprio dell'Unione dei Comuni, è un altro modo di relazione fra l'Unione e i cittadini, garantendo comunque, come vedremo, il coinvolgimento degli organi istituzionali comunali. In genere, la collettività guadagna, quindi al di là del cittadino attivo e dell'amministrazione, perché gli interventi concretizzano quello che è un principio costituzionale, il principio di sussidiarietà orizzontale dell'articolo 118, e la libera iniziativa, quindi, dei cittadini può andare a vantaggio della comunità. In particolare se pensiamo ai beni comuni immateriali, quindi non soltanto quelle azioni che sono volte a incidere positivamente su dei beni tangibili, ma attività inerenti alla cura della persona e alla promozione dei diritti individuali, sappiamo che la coesione sociale potrebbe essere appunto un esito vantaggioso per la collettività in genere. Diciamo che come il nostro regolamento definisce un flusso in cui l'eventuale proposta di un cittadino attivo è curata dagli affari generali e poi smistata al settore competente per materia che andrà a definire il patto a livello concreto, quindi nelle modalità operative, cioè la collaborazione che cosa si esplica, attivando anche le coperture assicurative eventualmente necessarie e dall'altra parte vi è la pronta comunicazione alla giunta comunale per sapere che c'è questa disponibilità da parte di un cittadino e dei quartieri nel caso di Faenza per garantire comunque anche che vi sia un'informazione per quegli altri cittadini che già si attivano in maniera gratuita nella rappresentanza dei bisogni di un'area di Faenza, qual è appunto gli organismi consultivi di quartiere. La proposta è un modulo molto semplice in cui il cittadino dà una propria disponibilità e spiega che cosa vorrebbe fare.
ma il cuore è proprio il patto, che ha una forma, se vogliamo, simile a una scrittura privata, a un contratto, e definisce quindi gli obiettivi della collaborazione, le modalità con la quale si portano avanti, la rendicontazione, la valutazione e la vigilanza, le forme di sostegno eventualmente riconosciute dall'Unione, la durata, le clausole di sospensione e di revoca e il riparto delle responsabilità, specificando che parliamo di libera iniziativa dei cittadini. Quindi se, come vedremo, ci sono diverse centinaia di cittadini che si prendono cura di aree verdi nel nostro territorio, i lavori pubblici non è che guadagnano 150 operai in più, ma parliamo di libera iniziativa svolta quindi senza quei poteri datoriali che il dirigente ha nei confronti dei dipendenti dell'Unione, cioè non c'è il potere direttivo di poter dire vai a fare questo, così come non c'è il potere sanzionatorio qualora non si rispettassero appunto queste indicazioni, ma c'è una collaborazione. Quindi capite che anche le iniziative portate avanti dai cittadini ricadono sulla loro responsabilità e l'Unione facilita quello che è possibile per contenere anche i rischi, ma è bene sottolineare che ogni cittadino, aderendo a un patto, decide di mettersi in gioco in prima persona e quindi sottoscrive tutte queste modalità e le condivide. Abbiamo previsto una fase di monitoraggio, quindi che è, diciamo, sia nella parte iniziale, qualora vi siano le proposte, sono pubblicate sul sito in attesa della stipula dell'eventuale patto, sia poi dopo la pubblicazione di tutti i patti che abbiamo in corso, e poi abbiamo inserito una clausola valutativa che a fine 2021 ci impegna a fare una relazione al Consiglio relativamente a aspetti da migliorare che stiamo già riscontrando nel nostro testo e nella sua applicazione. Portando degli esempi, ad oggi, in questo di fatto anno e mezzo di prima applicazione, abbiamo firmato 17 patti di collaborazione che coinvolgono 5 comuni su 6 del territorio e abbiamo a oggi 183 cittadini coinvolti. In maggior parte sono collaborazioni volte alla cura di aree verdi e di spazi pubblici. Su questo il comune di Faenza era già all'avanguardia e predisponeva questi interventi tramite una convenzione con i centri sociali. Il regolamento dei beni comuni consente di stabilire un rapporto diretto tra l'Unione e i cittadini senza intermediazione di una terza parte e quindi stiamo formalizzando queste collaborazioni che già erano presenti e ne stiamo creando di nuove, in particolare qui il servizio manutenzione del verde Faenza, il servizio giardini è quello più impattato. Così come a Casola e Castel Bolognese abbiamo iniziative del tutto simili. Abbiamo alcuni esempi però un po' particolari, ad esempio su Faenza un patto di collaborazione, due in verità, coinvolgono dei cittadini che sono inclusi in un cosiddetto ufficio ibrido, cioè i cittadini attivi, volontari, sono inclusi negli uffici dell'Unione, non perché diventano dipendenti dell'Unione, ma per svolgere un ruolo, ed è il punto 4, di coordinamento degli altri cittadini. Questa sembra una funzione banale, ma nel momento in cui si hanno diverse centinaia di persone che collaborano, quindi al di fuori dei rapporti di lavoro, con l'Unione, anche soltanto mantenere aggiornati gli elenchi, sapere chi interviene quando, perché è richiesto comunque un calendario degli interventi, e in genere comunque tenere i rapporti, è un'attività molto significativa. E nella realtà di Faenza sono dei cittadini che si sono dati disponibili, sono magari ex dipendenti comunali in pensione, però per svolgere questo ruolo di coordinamento. Quindi mettono, diciamo, a sistema questa libera iniziativa degli altri, diciamo così, più operativi sul campo. Dall'altra parte abbiamo avuto la disponibilità anche di un artigiano, il signor Palli, a realizzare delle sculture lignee che stanno abbellendo aree verdi del comune di Faenza. E infine un altro patto interessante che abbiamo stipulato è stato a Solarolo con dei giovani volontari che hanno aiutato il comune nell'imbustamento di mascherine, nella distribuzione di mascherine, nel imbustamento di libri da recapitare al domicilio durante l'emergenza Covid. Erano cittadini non iscritti alla protezione civile o comunque con altre associazioni con le quali erano presenti convenzioni, si voleva comunque includerli in attività a basso rischio e non a diretta
relazione con utenti fragili, quindi consegne a domicilio oppure appunto lavori svolti presso gli uffici comunali in deimbustamento, e quindi si è riusciti a attivare questo patto, che è appunto una delle sperimentazioni che si sono svolte a livello nazionale sull'inclusione anche dei cittadini singoli nell'emergenza Covid. E oggi abbiamo appunto quasi 200 cittadini con i patti che firmeremo nelle prossime settimane. Online è presente molta documentazione, a partire comunque dal nostro sito, che cerchiamo di tenere il più aggiornato possibile. Concludo dicendo che questa ovviamente è una carrellata, ecco, delle iniziative che svolgiamo sotto questo regolamento. Le sfide per il futuro sono diffonderle sempre più su tutti i territori dell'Unione, ma anche estenderle a quelle che sono i beni comuni immateriali. Quindi nei prossimi anni vedremo se riscontreremo disponibilità di cittadini, anche per attivare collaborazioni su beni inerenti alla cura della persona e la promozione, come dicevo prima, dei diritti individuali. Bene, questo era un po' lo specchietto che volevo fare io sul regolamento dei beni comuni. Chiunque sia interessato a ricevere maggiori informazioni può rivolgersi a me. Vedo che Andrea Venturelli sta vagando per la sede di Faenza, immagino che stia cercando una sede dove collocarsi. Chiedo adesso, Andrea ci farà uno spaccato sul regolamento degli istituti di partecipazione, e in particolare la sezione dedicata al bilancio partecipato, che verosimilmente dovremo cominciare a sperimentare a partire dal prossimo anno. Sì, grazie Andrea. Intanto buongiorno a tutte e a tutti i presenti. Molto brevemente vi parlerò del bilancio partecipato per come è pensato nel regolamento sugli istituti partecipativi approvato a dicembre del 2019. Do un po' per scontato che tutti quanti sappiate in linea di massima che cos'è un bilancio partecipato. È una codecisione di un'amministrazione che decide di coinvolgere i cittadini nel definire come spendere una dotazione finanziaria, dei soldi, quindi una parte del bilancio, in genere contenuta naturalmente, appunto tramite un processo partecipativo di coinvolgimento dei cittadini si decide come spendere questo plafond messo a disposizione. Io condivido se lo vedete, proprio il regolamento sugli istituti di partecipazione, si vede? Sì, si vede, benissimo. Ok, proprio perché sono pochi articoli, hanno già un po' l'aspetto di slide, pochi articoli sintetici che definiscono un po' le regole che ci siamo dati per l'attivazione dei processi partecipativi. Ecco, anticipo come struttura il bilancio partecipato dell'Unione, dei comuni membri, non è una roba innovativa, segue un percorso diciamo molto classico con le fasi di presentazione delle proposte, di votazione, di validazione tecnica e politica delle proposte più votate, e poi infine l'assunzione in carico per la realizzazione degli interventi da parte dell'amministrazione. Un po' la novità sulla quale ci si è trovati a ragionare invece negli ultimi anni è come calare questo schema in un contesto di unione tra comuni, e quindi come stabilire un po' i meccanismi di funzionamento di un processo di questo tipo qui in una realtà dove ci sono sei comuni e un'unione che hanno dei forti legami naturalmente anche di bilancio, ma che comunque mantengono ognuno i propri bilanci finanziari. Quindi abbiamo sei comuni e un'unione, abbiamo sette bilanci finanziari. Allora, l'attivazione
del percorso partecipativo parte da una decisione da parte delle giunte, prima di tutto la giunta dell'Unione che all'unanimità dà avvio al bilancio partecipato per l'esercizio successivo. Ecco, all'unanimità nel senso che il bilancio dell'Unione si avvia, abbiamo deciso solo se tutti e sei i sindaci dei sei comuni che fanno parte della giunta dell'Unione sono d'accordo nell'attivare il bilancio partecipato di Unione esercizio successivo. Quindi l'impulso arriva dalla giunta dell'Unione che invita le omologhe giunte dei comuni ad esprimersi su un'analoga decisione, cioè decidere se attivare oppure no per l'anno successivo un bilancio partecipato. Quindi ogni anno a luglio perché luglio è il momento in cui inizia la programmazione finanziaria degli enti locali per l'anno successivo, ogni giunta, ecco, in maniera autonoma, questo punto fondamentale, decide se attivare il bilancio partecipato oppure no, ovvero se mettere in palio una somma sul bilancio a venire oppure no. Quindi in autonomia le giunte possono decidere, potrà esserci un anno in cui magari tutte le giunte decidono di attivare, altri anni in cui solo alcune decidono di attivare oppure no. Non è un problema, è una decisione autonoma, abbiamo deciso appunto di rispettare questa indipendenza tra le giunte proprio in questa maniera, prevedendo che ci sia un momento di avvio in cui ogni giunta prende la decisione se partecipare oppure no. Se decide di partecipare, poi il percorso tra i vari bilanci partecipati dei comuni sarà comunque sincronizzato l'uno con l'altro, sarà un processo unico e qui insomma c'è la forza dell'Unione che fa economia di scala e consente agli enti di svolgere un percorso comunque allineato per quanto riguarda diciamo il processo, non per i contenuti, allineato con tutti gli altri enti. Abbiamo pensato di prevedere due forme di bilancio partecipato, attivabili anche entrambe volendo o disgiuntamente. Un concorso di idee, che è il classico diciamo, bilancio partecipato, per cui si mette in palio una somma e i progetti che si candidano possono essere realizzati grazie a queste somme, qualsiasi tipo di progetto. Magari si possono suggerire dei filoni tematici eccetera eccetera, ma non ci sono delle proposte precostituite, le proposte arrivano dai cittadini. L'altra modalità è quella della lista di priorità, un po' più debole come tipologia di bilancio partecipato, ma potrebbe essere interessante nel momento in cui diciamo un comune fatica a prevedere un plafond da mettere in palio così liberamente, ma consulti i cittadini per chiedere su una lista predeterminata proprio dalla giunta di interventi realizzabili quali siano quelli che debbono essere finanziati per primi. Quindi le votazioni si concentreranno su una lista predeterminata di interventi e i più votati saranno poi quelli che saranno finanziati per primi. Quindi le fasi, come dicevo prima, sono abbastanza classiche, vengono scandite dall'articolato del regolamento. Sento un po' di ritorno, non so se è colpa mia, adesso non più. La prima fase, dopo aver preparato naturalmente, aver preso la decisione di lanciare un bilancio partecipato e di aver preparato tutti i materiali, l'occorrente è quello della comunicazione ai cittadini, quindi una fase in cui diciamo, si dà notizia del prossimo avvio del bilancio partecipato e si spiegano le regole ai cittadini di funzionamento del processo partecipativo. Poi c'è la fase di presentazione delle proposte, si invitano i cittadini a proprio presentare dei progetti
nel caso dei concorsi, del concorso di idee, dei progetti da candidare al bilancio partecipato. Abbiamo previsto che per il bilancio partecipato del comune possano presentare proposte cittadini che abbiano almeno 16 anni e con delle proposte che siano a beneficio del singolo comune che bandisce il bilancio partecipato. Nel caso invece della Unione, le proposte devono essere a beneficio di tutti i comuni dell'Unione. Siamo alla fase successiva, una volta che entro i termini stabiliti dalle giunte, univoci, proprio perché dicevo prima, i processi partecipativi saranno sincronizzati, per cui si dice alla tal data scade il termine per presentare le proposte e i cittadini dei vari comuni dell'Unione entro la tal data devono presentare le proposte. Ecco, esaurito il termine si passa alla fase della votazione, per cui dimenticavo di dire cosa è fondamentale. Tutto il processo partecipativo dovrà essere gestito su una piattaforma web che diciamo, dobbiamo ancora acquisire, ma siamo in fase di diciamo, indagine di mercato per vedere un po' lo strumento migliore per noi. Quindi sulla piattaforma vengono caricate da parte dei cittadini i progetti. Sempre sulla piattaforma vengono votati questi stessi progetti, che quindi appena sono caricati vengono poi pubblicati nella piattaforma e quindi i cittadini hanno tempo per poterli vedere, valutare, eventualmente anche chiedere chiarimenti ai proponenti, le sezioni anche di dialogo tra cittadini stessi. Ecco, nella fase della votazione i cittadini stabiliscono, diciamo, votando quali sono i progetti più interessanti. Avrà un termine anche questa fase di votazione, scaduto il quale tutte le proposte votate, presentate e votate sono ordinate in una lista provvisoria dalle più votate alle meno votate. Questa lista serve per il passaggio successivo, che è un passaggio di valutazione tecnica delle proposte. Cioè le proposte più votate vengono sottoposte ad una valutazione di fattibilità tecnica, giuridica ed economica, proprio per evitare che diciamo così, arrivino delle proposte che poi non siano del tutto o parzialmente non fattibili, perché magari ci sono proprio delle impossibilità tecniche oppure anche normative o anche economiche, perché magari il cittadino non ha capacità, non è tenuto ad avere la capacità di valutare precisamente il costo di una proposta che formula, e allora sta nei tecnici quantificarla e diciamo, avvisare il cittadino che la proposta per come è formulata va oltre il plafond messo in palio. Naturalmente c'è una fase di concertazione laddove sorgessero delle criticità sia tecniche sia normative sia economiche tra l'amministrazione e il proponente che viene convocato, e gli si spiega un po' quali sono le difficoltà con l'obiettivo di cercare di risolvere le criticità. Nel caso in cui risolte o nel caso in cui non ci siano tali criticità, la proposta più votata o le più votate vengono poi diciamo, prese in carico dall'amministrazione. Nel caso in cui non si riesca a risolvere queste criticità, allora si passa alla valutazione tecnica delle proposte piazzatesi successivamente nella graduatoria provvisoria. Poi c'è anche un passaggio di tipo
politico sulle proposte validate tecnicamente, perché comunque rimane in capo alla Giunta naturalmente, e in alcuni casi anche il Consiglio, deliberare in merito nel caso in cui ci sia appunto una decisione anche politica a riguardo, dalla quale gli organi non possono comunque in ogni caso diciamo sottrarsi, e sono normativamente e moralmente tenuti comunque a fare proprie queste decisioni. Nel caso ci siano criticità, le devono motivare, segnalare, qualora siano ostative devono anche la commissione tecnica, nel caso in cui vengano bocciate le proposte più votate, devono dare motivazione scritta argomentata al proponente. Ecco, le proposte più votate, come dicevo, e anche validate sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo politico, vengono dichiarate vincitrici del processo partecipativo e vengono prese in carico dalla Giunta dell'Unione, che inserisce tali proposte nelle deliberazioni consiliari che approvano il bilancio dell'esercizio in corso e negli atti di programmazione collegati come il DUP, il documento unico di programmazione, e da lì parte poi di realizzazione tecnica dell'intervento, naturalmente grazie ai settori competenti per materia, settori tecnici dell'Unione competenti per materia. L'avanzamento dell'attuazione della proposta e la conclusione poi devono essere adeguatamente monitorati e resi anche pubblici, sempre grazie alla piattaforma partecipativa di cui ci si andrà a dotare. Quindi questo è in estrema sintesi il percorso partecipativo del bilancio, per come è stato impostato nel nostro regolamento. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, è stata un po' una presentazione di corsa. Se non dovesse essere così, naturalmente, se c'è tempo, sono disponibile a rispondere a qualsiasi richiesta e chiarimenti. Grazie. Ok. Allora, abbiamo terminato gli interventi che erano previsti. Non so se ci sono richieste di chiarimenti o domande. Comunque emerge il fatto come accanto alla promozione di percorsi di partecipazione dedicati ad alcuni progetti che risponderanno eventualmente anche a un bando regionale, quindi vengono attivati per identificare un problema o per dare risposte a una determinata situazione, la nostra Unione si sta dotando anche di strumenti da applicare quotidianamente, quindi che diventino parte dell'azione amministrativa e che implicano attività di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini.